Ricordate John Sivebeck? Eccolo in azione con la maglia del Pescara nell'ultima Serie A del Delfino stagione 92-93. Derby di Ancona, il danese campione d'Europa l'anno prima con la sua nazionale firma il momentaneo pari con un tiro dalla distanza, ma soprattutto il primo gol in Italia. Sono trascorsi quasi 20 anni, eppure non sembra. Grazie, però fa 17 anni che ha giocato qui, adesso io non capisco questo, ma è così. Sembra quasi l'altro ieri. Infatti sì, mi piace molto, è tornato qui, è una bella esperienza di essere tornato. Così. E tra l'altro, insomma, Pescara rispetto a quei tempi ha un centro sportivo su cui allenarsi. No, lo so che sì, lo so che Pescara ha avuto problemi, ma adesso penso sta bene. Mi piace molto rivedere questo centro qua, è molto meglio che quando ero io. Da circa due lustri Sivebeck è agente FIFA e rappresenta gli interessi del 23enne centrocampista Matti Lund Nielsen, che svolgerà un periodo di prova di circa 10 giorni alla corte di Zeman. Ci tratteggi le sue caratteristiche, è una mezzala sinistra. Non proprio sinistro, però è un mezzala che può anche giocare indietro ai due attaccanti, però non ci gioca così a Pescara, però è un mezzala, un centrocampista che corre molto, tecnicamente forte, ancora giovane, però è un buon giocatore che ha giocato in una bella squadra in Danimarca. Diciamo che in questo momento è in rotta con il suo club. Sì, qualche problema. Ma sì. Problema no, non gioca, non ha giocato gli ultimi 2 mesi e il contratto scade tra 6 mesi. Allora proviamo a trovare qualcosa per lui per giocare. Questo è importante per un giocatore così giovane e speriamo che può essere qui a Pescara. Quindi questo è un momento importante per questo ragazzo, ripetiamo, di 23 anni, perché deve comunque convincere Zeman. Sì, in questi giorni. Ma per questo motivo sta qua, per fare una settimana di allenamenti, e speriamo che Zeman sia contento. Pare che non patisca la fatica, ci siamo già informati, quindi insomma. Sì, penso che hanno. Un giocatore abituato, voglio dire, a questi allenamenti. Sì, non questi, però è pronto a fare tutto per avere un contratto qui. Nel momento in cui dovesse convincere Zeman, poi che cosa dovrebbe succedere? Cioè, bisogna comunque consultare la società proprietaria del cartellino? Sì, dobbiamo discutere per un contratto e speriamo che lui può venire qui primo gennaio o quando è, non lo so ancora. Perfetto, parliamo prima di chiudere, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, dei tuoi trascorsi a Pescara, insomma, grandi ricordi, no? Malgrado un'annata un po' particolare. No, ma grandi accordi, il gente molto seria, molto gentile, solo buone esperienze di Pescara. Poi tra l'altro tu venivi da campione europeo, io ricordo, le tue sgroppate sulla fascia, eri incontenibile con la Danimarca, sì, anche col Pescara. Sì, è vero, però questo momento era un altro tempo, più difficile secondo me, però io ho di buono ricordo di qua. Ricordo, concludiamo veramente, a cui sei più legato della tua esperienza pescarese, ricordiamo 2 anni. C'è un avvocato qui, si chiama Marco San Vitale, che io ancora ho in contatto con lui, se no niente. proprio niente. Tagliato i ponti con sì. Tra quei tempi c'era, non so, all'inizio Galeone, Zucchini, ma sono tanti, ci sono anche il Magazzinieri qui. Secondo anno hai conosciuto diversi allenatori in quella stagione, sì, no? Sì, abbiamo avuto quattro, poi c'era Romignani, Scoglio addirittura, Zucchini. Prima di Romignani, Scoglio. Romignani Zucchini. Era particolare. Sì, è stato qui. Si ricorda quella partita di Firenze? Sì, mi ricordo bene. Stava la guerra. No, ma è vero che ci avevo qualche partita con Casino, comunque una bella esperienza per me anche. Grazie John. Niente.